Sono onorato di far parte di questo progetto, ma per dei semplici motivi, perché ritengo che una città come Forio abbia bisogno di una squadra all'altezza del nome della città. Io sono molto legato al territorio perché ormai sono anni e anni che vengo qui a Forio in vacanza, ma anche non in vacanza, anche un po' per lavoro, ma anche per godermi del paesaggio, ecco, foriano. Quindi per me quando mi è stata offerta questa possibilità, ma nata tutta da una chiacchierata, è stato soltanto un motivo di orgoglio poter fare qualcosa per la città di Forio. Quindi questo progetto Forio nasce, diciamo così, col buon auspicio di fare qualcosa di importante per la città. Io ci metterò tutta la mia passione possibile, io per il calcio ci muoio. Possiamo dire che forse l'accordo con il Real Forio già c'era stato un pochino in precedenza durante la fine dell'ultimo campionato e poi volevo chiederle un progetto duraturo con acquisti importanti, quindi si parla di un sogno chiamato Serie D. Sì, c'erano state delle chiacchierate, però non avevo ancora raggiunto, diciamo così, un accordo, ma più che altro per un discorso di chiarezza di intenti. Io per un defaillance anche professionale, cioè io sono molto schematico, nel senso che io devo avere ben chiara la situazione, sapere da dove partiamo e dove vogliamo arrivare. Quindi praticamente nel momento in cui mi sono sentito con i dirigenti del Forio, abbiamo fatto una programmazione di quello che sono praticamente le nostre intenzioni, a quel punto là abbiamo trovato una compattezza sul progetto e quindi non ci ho pensato due volte, assolutamente il massimo mi impegno da tutti i punti di vista per cercare di portare avanti questo progetto nel migliore dei modi. Stiamo puntando su una campagna acquisti importante, possiamo annunciare che Ciro Saurino vestirà i colori del Forio la prossima stagione. Ciro Saurino è un giocatore praticamente sull'isola conosciuto, ma che porta esperienza ad una squadra che comunque sì, ha delle ottime ambizioni. Allora, io scaramanticamente da buon napoletano direi che non voglio parlare di Serie D. Abbiamo degli obiettivi nostri, interni, che potrebbero andare molto vicino a questo discorso della Serie D, però in questo momento mi sento di dire che comunque la cosa principale è portare al Calise Brian il bel gioco, iniziare a portare il pubblico al Calise, farli divertire e poi, come si dice, i risultati vengono da sé. È normale che noi andremo in campo per vincere le partite, come penso che ogni squadra faccia, quindi non andremo in campo per giocarcela la partita, ma per vincerla. Poi se i risultati vengono, ben venga. Altrimenti saremo contenti perché comunque abbiamo dato il massimo.